Salve, ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. Un fenomeno che riguarda cani e gatti di strada che torna a ripetersi in maniera puntuale e drammatica. Parliamo non soltanto dell'abbandono dei cani e degli animali domestici, ma soprattutto dell'avvelenamento. Un fenomeno drammatico che continua a riproporsi. Ne abbiamo parlato con i responsabili di un'associazione animalista. In fine stagione estiva si ripresenta un problema, un fenomeno, possiamo anche chiamarlo, relativo alla uccisione di cani avvelenati soprattutto, ma anche di gatti, nelle zone balneari della provincia Siracusa, ma non soltanto, anche nella zona montana, lungo la Mare Monti. E questo, oltre ad essere un momento da bollare come incivile, è sicuramente anche un problema per chi viaggia nelle strade che si trova in mezzo alle carcasse. Allora, vostra associazione continua ad essere attenta a questa problematica, cosa state facendo? Allora, innanzitutto noi siamo sempre operativi per quanto riguarda la segnalazione di cani e gatti avvelenati. In questo momento purtroppo siamo peggiorati rispetto anche agli altri anni, infatti c'è stato già un settimo caso di avvelenamento nella zona della Mare Monti e in più anche alla Ranella, comunque sono stati colpiti diversi cani e anche moltissime colonie di gatti. Quindi sono qui esplicitamente comunque per ricordare il nostro lavoro, che è quello di dare una mano ai cittadini per poter risolvere il problema dell'randagismo ed aiutare soprattutto i cuccioli. La cosa più importante è fare un appello innanzitutto anche al comune di Siracusa, quindi al signor sindaco, di provvedere per legge quando ci sono questi casi, di intanto di intensificare i controlli nelle zone che sono sovraccitate e soprattutto comunque dare manforte ai cittadini e informazioni su come rivolgersi alle autorità quando si trovano delle carcasse di cani morti a terra o anche gatti. Ovviamente ci sono anche segnalazioni che dovrebbero essere infisse su ogni angolo di strada per quanto riguarda appunto le zone dove ci sono stati cani e gatti avvelenati. Ma le zone più o meno sono sempre le stesse, ma si può individuare chi materialmente coltiva questo hobby ovviamente insano? Sicuramente sì, questo è obbligo anche comunque dei residenti che dovrebbero darci una mano. Io mi occupo di tutt'altra zona, perché io mi occupo precisamente di Terrauzza e Plemmirio, dove fino ad oggi in questo momento grazie a Dio non abbiamo casi particolari di avvelenamenti. Purtroppo l'Ranella è una zona che è occupata da altre persone che in questo momento comunque non ci forniscono nessun indizio e quindi la strage sta continuando come continua nella Mare Monti. Oggi è la giornata, come anche ieri, la giornata dell'AISM contro la sclerosi multipla. In tutte le piazze d'Italia, comprese quelle siracusane, c'è una raccolta di fondi per sostenere questa lotta. Contro la sclerosi multipla sosteniamo la ricerca e l'appello al centro della campagna La Mela di AISM, che si tiene in 3.000 piazze italiane. Anche a Siracusa i volontari dell'AISM, in collaborazione con i volontari della Croce Rossa, distribuiranno oltre 1.000 sacchetti di mele di varietà mista. I volontari si trovano in piazza San Giovanni, al santuario, a largo 25 luglio. Sono 68.000 le persone colpite dalla sclerosi multipla in Italia, solo nella regione Sicilia 6.000. Il 50% di loro sono giovani. Quest'anno abbiamo fatto una scommessa con noi stessi, ha detto il presidente della sezione di Siracusa, Paolo Battaglia. Grazie all'aiuto di tanti volontari e in particolar modo della Croce Rossa e un gruppo di studenti ellenauri, abbiamo aumentato i diversi punti di distribuzione nel capoluogo e in provincia. Il nostro obiettivo è distribuire tutti i sacchetti per poter poi raddoppiare il numero delle mele il prossimo anno. In questo modo avremo maggiori risorse e potremo dare più servizi nel territorio alle persone con sclerosi. Grazie ai fondi raccolti con l'iniziativa La Mela di AISM, oltre alla ricerca scientifica e alle attività socio-assistenziali, si potranno sostenere anche il programma Giovani oltre la sclerosi, che comprende convegni informativi, sostegno psicologico per i neodiagnosticati e per le coppie. Parliamo adesso invece di una malattia, una delle malattie del secolo, parliamo dell'AIDS e di come alcune strutture se ne occupino e si occupino di chi ne sia affetto. Per questo c'è una convenzione tra l'ASP di Siracusa e la Curia, in particolare c'è a Siracusa un luogo, parliamo del Sant'Angelo Merici, che cerca di occuparsi di diverse realtà di disagio. Ne abbiamo parlato col direttore Padre Accolla. Paracolla, prima abbiamo sentito che ha fatto delle sottolineature, forse una risposta a chi di solito si chiede ma l'8 per 1000 a cosa serve? In questo caso a cosa serve? Beh, intanto sono parecchi i capitoli di impegno sulle attività caritative, perché in realtà la CEI eroga ad ogni diocesi secondo una quota capitaria, quindi il numero degli abitanti di una diocesi, dedica una certa somma per ogni diocesi, poi ogni diocesi stabilisce delle destinazioni.
e le destinazioni principali sono le attività delle varie Caritas o attività caritative nelle varie parrocchie, quindi in realtà a Siracusa abbiamo parecchi centri o mense per i poveri e abbiamo strutture come la Casa di Sara e Abramo per accogliere terzomondiali o soggetti in difficoltà. Quindi delle iniziative che sono destinate al contributo diretto, all'assistenza immediata alle persone. E poi per esempio nei confronti dei migranti, tante volte c'è anche un'attenzione non indifferente. In questi 5 anni che la Fondazione si è fatta carico della casa dell'AIDS, la diocesi, abbiamo avuto un bilancio per gestire questa casa di intorno ai 300.000 euro annui e la diocesi ha dato un contributo di un terzo, di circa 100.000 euro l'anno, tirati fuori dalle quote dell'8 per 1000. In realtà le quote dell'8 per 1000 sono destinate sostanzialmente ad attività pastorali e attività caritative. Per le attività caritative la diocesi di Siracusa in questi anni ha dato un contributo per questa finalità e anche per altre iniziative che vanno dai tossicodipendenti e ai barboni che stanno in mezzo alla strada, al soccorso immediato dei nostri poveri, alle mense. Ci fermiamo adesso per la pubblicità, qualche minuto, ci vediamo subito dopo qui per la seconda parte, a tra poco. Mentre l'IVA aumenta, da Gemar i prezzi rimangono invariati. Allora, telecamera, riesci a vederla? Sì, sì, è davanti a un negozio. Bella, vero? E poi è bella anche dentro, ha stile, e guarda che cromature. Cromata? Ma chi, la ragazza? Ma va, io parlavo della nuova Yaris. Ah, ti sei innamorato di un'auto, ma non è un po' strano? E perché una telecamera che parla non è ancora più strano? Scopri la nuova gamma Yaris, geniale come sempre, trendy come non mai. Oggi è tua da 10.250 euro. Autosport, concessionaria Toyota, Contrada Targia, Siracusa. Il camper, una piccola casa dove vuoi tu, con il massimo de comfort, indipendenza e libertà di scelta. Alfa Caravan, realizza i tuoi viaggi all'aria aperta. Vasta gamma di caravans e autocaravans, nuovi e usati delle più prestigiose marche. Inoltre, un'attrezzata officina e un fornito magazzino per personalizzare il tuo camper e soddisfare le tue esigenze. Possibile anche il noleggio. Nuovo e grande spazio espositivo con vasto parco auto. Finanziamenti agevolati, personalizzati fino a 120 mesi. Alfa Caravan, dal 1970. 76, professionalità, cordialità e competenza. A Siracusa, in Contrada Spalla, Melilli, zona Ocean. Comincia a viaggiare. Alfa Caravan ti aspetta. Conoscere per monitorare, promuovere, valorizzare le aree marine protette. Progetto Panacea, un'iniziativa che attraverso centri di educazione e ricerca ambientale propone percorsi didattici conoscitivi della biodiversità delle aree marine protette al fine di migliorarne la gestione e la tutela. Zone interessate da Panacea per la salvaguardia, le aree marine protette siciliane e maltesi, finanziato con il decreto numero 114 del Dipartimento regionale alla programmazione. Responsabile dell'iniziativa, il dottor Salvatore Mancarella. Progetto Panacea, conoscere, valorizzare e proteggere il nostro mare. Oggi c'è una casa tutta Scavolini che ti aspetta. Dentro c'è la tua cucina Scavolini, ma c'è anche il tuo living Scavolini e il tuo bagno Scavolini. E oggi conviene di più. Grazie ai contributi statali potrai usufruire di una detrazione fiscale fino al 50% sul valore dell'arredo acquistato legato ad una ristrutturazione. Progetta la tua casa tutta Scavolini con noi. Scavolini Store Siracusa, Viale Scala Greca.
Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale che apriamo parlando di fede. Infatti a Lentini si è tenuto un raduno particolare, quello degli evangelici, ma tra gli ospiti anche il difensore del Catania, ex difensore del Catania e della Juventus Le Grottaglie, e il pastore Enzo Incontro. Enzo Incontro, questa sera un nuovo evento al Teatro Odeon di Lentini. Sì, liberi di, finalmente dopo 2 anni torniamo qui nel nostro paese, perché abbiamo girato un po' tutta Italia. Fino a ieri siamo stati a Modica, oggi ci dedichiamo alla nostra città che amiamo tantissimo, perché liberi di è un'opportunità. Quello che noi facciamo è cercare di comunicare una relazione che noi abbiamo avuto non con una religione ma con Gesù direttamente. Quindi questi ragazzi, il 95% sono tutti dei ragazzi e soprattutto sono di Lentini, racconteranno il loro cambiamento, questo incontro con Gesù, non con una religione ma con Gesù che gli ha cambiato la vita, e loro lo racconteranno a loro modo, e lo farà anche il nostro ormai fratello, amico, insomma il campione Nicola Le Grottaglie, che ci segue in questi tour. Ecco Nicola, sempre in prima linea anche tu. Certo, è la mia passione, come seguo la passione di questi ragazzi, seguo la passione di Enzo. Siamo uniti dalla stessa fede, uniti dallo stesso padre soprattutto, e quindi ci mettiamo a servizio di questo meraviglioso genitore che vuole che tutti quanti, ecco, vengano alla conoscenza del suo amore. Quindi quello che noi facciamo è portare la parola, la buona notizia, il Vangelo, che significa buona notizia proprio alle persone che soprattutto in questo momento di grande sofferenza, di grande tribolazione, di grande perplessità, di grandi dubbi e incertezze delle persone, c'è bisogno di parole piene di speranza, di amore e di pace. E noi siamo qui a Lentini questa sera, onorati di esserlo, a fare questo. Enzo, qual è il messaggio che uscirà questa sera? Che si può essere liberi, veramente liberi, ma non una schiavitù travestita da libertà, come tanti ragazzi credono di essere liberi, allora si lanciano a 200 all'ora in macchina o vanno in giro senza casco perché sono liberi di ammazzarsi o si drogano o si sballano. La vera libertà è essere liberi, conoscere Gesù, perché la conoscenza di Gesù ci rende veramente liberi, perché ci dà uno scopo reale per cui capire per quale motivo siamo venuti al mondo. Giornata dello sport a Siracusa, c'è stato un suggerimento da parte dell'amministrazione comunale, suoi dipendenti e politici, ovvero per una giornata non utilizzare l'ascensore di Palazzo Vermexio per mettersi in moto e per fare appunto in qualche maniera un po' di sport. L'hanno rispettato questa indicazione? Noi siamo stati sul posto e dobbiamo dire proprio di no. Oggi non si prende l'ascensore al comune di Siracusa, c'è una campagna europea al quale il comune aderisce, ovvero fare sport, muoversi. I dipendenti si dovrebbero attenere, secondo le indicazioni del sindaco e dell'assessore Maria Grazia Cavarra, l'ascensore oggi non si prende, si fanno le scale. Noi andiamo a controllare, contravveniamo all'indicazione e lo prendiamo per motivi di servizio. Sì, ma oggi non potete prendere, stavate per prendere l'ascensore, non si può e non si potrebbe, quindi? Perché oggi è la giornata europea dedicata alla sport. Non per me. Oggi non si potrebbe, oggi c'è indicazione del sindaco e della Cavarra, dovete andare a piedi. Lei non potrebbe fare quello che sta facendo, perché dall'ascensore oggi non si può uscire, non si può neanche entrare. Una campagna europea a cui il comune di Siracusa sta aderendo, scale. Aspetta. Asma, ciao. Oggi non si può, oggi utenti e dipendenti su indicazione del sindaco, su indicazione dell'assessore Cavarra e per la campagna europea non potrebbero prendere l'ascensore, le stavo contravvenendo. Sì, non lo posso prendere, prenderò le scale. Vabbè. Oggi non si può, dovreste saperlo, oggi non si prende l'ascensore, disposizione del sindaco, dell'assessore Cavarra, perché oggi è la giornata europea, guardi. Dove? Si chiama... Ah, da 7, allora andiamo a piedi.
campagna che non sembra essere riuscita molto. L'ascensore qui al comune viene usato, noi nel nostro piccolo abbiamo tentato di far rispettare questa normativa quotidiana, chiamiamola così. Bene, con questo è tutto, il telegiornale qui si conclude, vi auguriamo un buon proseguimento di programmi.